Come vedete sono in tenuta estiva, una maglietta con lo stemma della Sardegna, non è casuale. Ecco, non è casuale perché nei giorni scorsi, perdonatemi la polemica, ma non posso stare zitto perché sono azioni che veramente ci fanno vergognare. Nei giorni scorsi due giovani ragazzi arrivati dalla Sardegna con la bandiera della Sardegna non sono stati fatti entrare allo stadio olimpico per vedere la partita Italia-Turchia in quanto avevano con sé la bandiera della Sardegna, dichiarata inopportuna da una signora, da una steward. Vorrei dire che l'unica inopportuna in questo caso è proprio la signora che ha fermato questi due ragazzi, perché la bandiera sarda è una bandiera che ha onorato questo paese e se questo paese è libero lo devo proprio a quella bandiera con i quattro muri che ci ha liberato con la Brigata Sassari, da ben altre cose che la signora probabilmente che ha fermato i due ragazzi, nemmeno conosce di striscio. Ecco. Bene, detto questo, me ne scuso con i miei ospiti, ma per me era doveroso perché siamo stanchi di queste forme di razzismo spicciolo nei confronti, di un popolo che merita invece rispetto. Ecco, come vedete sono in tenuta estiva, una maglietta con lo stemma della Sardegna. Non è casuale, ecco, non è casuale perché nei giorni scorsi, perdonatemi la polemica, ma non posso stare zitto perché sono azioni che veramente ci fanno vergognare. Ecco, nei giorni scorsi due giovani ragazzi arrivati dalla Sardegna con la bandiera della Sardegna non sono stati fatti entrare allo stadio olimpico per vedere la partita Italia-Turchia in quanto avevano con sé la bandiera della Sardegna, dichiarata inopportuna da una signora, da una steward. Vorrei dire che l'unica inopportuna in questo caso è proprio la signora che ha fermato questi due ragazzi, perché la bandiera sarda è una bandiera che ha onorato questo paese e se questo paese è libero lo devo proprio a quella bandiera con i quattro muri che ci ha liberato con la Brigata Sassari, da ben altre cose che la signora probabilmente che ha fermato i due ragazzi, nemmeno conosce di striscio. Ecco. Bene, detto questo, me ne scuso con i miei ospiti, ma per me era doveroso perché siamo stanchi di queste forme di razzismo spicciolo nei confronti, di un popolo che merita invece.